ben trovati al nuovo appuntamento del notiziario web delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo questa edizione con la celebrazione del 355 anniversario della consacrazione della cattedrale di San Lorenzo a Tivoli, avvenuta il 27 ottobre 1699 per opera del cardinale Giulio Roma. Domenica 27 ottobre il vescovo Mauro ha celebrato la messa alla presenza del capitolo dei canonici, dei sacerdoti della città e dei fedeli riuniti nella chiesa madre di Burtina. Non desideriamo celebrare soltanto l'anniversario della consacrazione di un luogo fatto di pietre, ma ciò che esso ha permesso e permette, l'incontro con il Dio di Gesù Cristo. Questa cattedrale permette infatti l'incontro con Cristo nella sua parola che qui viene proclamata, con l'Eucaristia che qui viene celebrata ed adorata, con gli altri sacramenti a partire dalla penitenza, con la comunità. È il cuore il luogo dell'incontro con Dio, ma la chiesa e la cattedrale in special modo è il luogo favorevole per quell'incontro con Dio che non si arrende davanti al nostro peccato, vede altro, vede oltre noi, entra in dialogo con noi e ci fa scoprire quanto valiamo per Lui che ha mandato il suo figlio nel mondo per morire e risorgere per noi, per toglierci i nostri peccati e farci creature nuove, per farci santi, per farci pietre vive di quell'edificio spirituale che è la Chiesa. Continuiamo il nostro TG con la solennità di tutti i santi, celebrata il 1 novembre. Il vescovo Mauro si è recato presso il cimitero di Tivoli per celebrare la messa in suffragio di tutti i fedeli defunti e benedire le tombe. La nostra santità, cari amici, la disegna Dio attraverso le occasioni che ho per lasciarmi portare da Lui. E spesso questo avviene quando pare che stiamo perdendo davanti a un tradimento di una persona cara e siamo chiamati a continuare ad amarla, ad accoglierla, e lì si manifesta l'opera di Dio. Davanti alle difficoltà della vita si presentano le mille occasioni pasquali per vedere l'opera di Dio. E quando questo avviene, ecco la santità, ecco la gioia, ecco la felicità, che non è una delle tante felicità passeggere che l'uomo cerca, trova, ma poi si accorge terminare presto e non appagare. La santità è dunque la felicità, la beatitudine, la gioia che otteniamo da Dio quando ci abbandoniamo a Lui e in nome Suo amiamo di quell'amore vero che è il Suo. Allora stasera, mentre ringraziamo Dio per i santi che abbiamo conosciuto, per i nostri santi, quelli di famiglia, quelli della porta accanto, direbbe Papa Francesco, e per quelli che la Chiesa ci propone, preghiamo anche per chi non è riuscito a pieno a vivere la santità, non è riuscito ad abbandonarsi totalmente a Dio e a permettergli di riempirlo di gioia e di felicità. Apriamo ora una finestra sulle attività pastorali nei nostri territori. Cominciamo con l'incontro che i giovani della seconda vicaria hanno vissuto in fraternità venerdì 25 ottobre presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia. Un momento di festa, confronto e dialogo in preparazione alla giornata mondiale della gioventù. I giovani della seconda vicaria sono stati a Villanova e sono stati benissimo. Ed è stato un divertimento grande. Ci siamo trovati molto bene. Qui Villanova siamo stati benissimo. Ci siamo divertiti un sacco. Adesso dunque anche a te. Dopo la bella serata che abbiamo vissuto tutti quanti insieme a Villanova, adesso ci prepariamo e vi aspettiamo. Il 24 novembre a Colle Fiorito alle ore 15:30 alla GMG diocesano. Passo appuntamento 24 novembre alla GMG. Per divertirci ancora con altri ragazzi. Mi raccomando, non mancate. Vi aspettiamo il 24 novembre alla GMG diocesano a Colle Fiorito. Rimaniamo in ambito giovanile. A Palestrina, presso la parrocchia della Sacra Famiglia, venerdì 25 ottobre, la comunità Nuovi Orizzonti ha tenuto una testimonianza sull'affettività al termine della messa celebrata in suffragio di Camilla Cecconi. Il papà e la mamma di Camilla, salita in cielo 2 mesi fa, hanno condiviso il loro profondo dolore, trasformato in serena speranza, dimostrando che l'amore di Dio può sostenere anche nei momenti più difficili. Numerosi giovani hanno partecipato alla luce nella notte, aprendo i loro cuori davanti a Gesù e Eucaristia. A Cerreto Laziale, domenica 27 ottobre, è stata riposta la venerata immagine della Madonna delle Grazie. Esposta al culto dei fedeli dal 14 settembre nella chiesa di Santa Maria, l'immagine della Madonna è stata riposta e 2 nuove consorelle sono state accolte nella confraternita. Domenica 27 ottobre, la chiesa di San Francesco a Palestrina ha accolto l'immagine del Bambino di Praga. Conclusa l'adorazione, il Sacro Bambino è stato portato presso il monastero delle Sorelle Clarisse e poi alle case di riposo del territorio della parrocchia.
Le comunità parrocchiali di Turania e Pozzaglia Sabina hanno accolto il nuovo parroco, Don Marco Ilari. Venerdì 1 novembre il Vescovo ha presentato ai fedeli e immesso nel ministero il sacerdote. Mi piacerebbe che questa zona, così ricca di natura, di bellezza, di gente buona anche, di silenzio, diventasse come una grande oasi per respirare un po' di santità, di spiritualità. Torniamo alla sorgente, torniamo al Signore. Il parroco viene a insegnarvi a vivere per il Signore. Anzitutto partendo dal Vangelo, che è la parola bella che ancora oggi può cambiare la vita di tanta gente. Con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio, col silenzio, con la vita interiore che va alimentata. Dovete camminare insieme nel vivere la beatitudine, cioè l'affidamento a Dio. Cercare la santità, ecco qual è il ministero del parroco. E noi, quali figli, ci impegneremo a far tesoro della sua guida spirituale. Siamo felici di accoglierti come guida e come fratello. Il progetto poi è quello di camminare insieme. Da questo momento abbiamo un foglio di carta bianca su cui scrivere la nostra storia. Insieme consolideremo la costruzione di una comunità che, nell'amore, sappia promuovere e valorizzare l'incontro con il Signore Gesù. Questa è una terra di santi. Facciamoci santi. Don Marco viene qui per aiutarvi in questo. Questo è il parroco. Passiamo ora al tema della carità. Il 24 ottobre, nella chiesa di Villanova, si è tenuto il primo di 6 appuntamenti di formazione per i volontari della Caritas diocesana di Tivoli. Durante l'incontro, gli operatori hanno appreso l'importanza di fare silenzio e lasciare spazio agli altri nel loro percorso di volontariato. L'incontro di oggi è stato molto fruttuoso. Ringrazio per questa opportunità perché è stata veramente costruttiva, nel senso che abbiamo approfondito delle tematiche, abbiamo avuto l'esperienza con altre Caritas, altre persone. Da 6 anni faccio volontariato nella Caritas, nella mensa e nell'esattezza. Ho avuto il piacere di partecipare a questo corso di formazione, una bella esperienza perché ho avuto modo di vivere le mie idee. Abbiamo fatto questa attività didattica è stato fantastico perché abbiamo avuto modo di interagire tra di noi e ci è piaciuto tantissimo. Non l'ho mai fatto e quindi mi sono trovato proprio bello. Molto umilmente ho parlato di ciò che faccio e di ciò che anche le altre operatrici cercano di fare e di essere vicino alle persone che purtroppo si trovano in difficoltà e che, ripeto, purtroppo in questo periodo stanno sempre di più aumentando. A questo proposito, ricordiamo che il 17 novembre celebreremo la Giornata Mondiale dei Poveri, anche a livello diocesano presso la Paterna Domus a Sacrofano. Le adesioni alla giornata a Sacrofano vanno comunicate entro l'8 novembre attraverso il modulo disponibile sul sito. Ora una pagina dedicata alla cultura. A San Vincenzo, in Tivoli, giovedì 24 ottobre, la professoressa Ilaria Morini ha tenuto la conferenza Impressioni e emozioni dal padiglione Vaticano alla Giudecca, con i tuoi occhi, sulla mostra allestita fino al 24 novembre nel carcere di reclusione femminile di Venezia, nell'ambito della 60ª esposizione internazionale d'arte dal titolo Stranieri ovunque. Il Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra ha ospitato il concerto di chitarra classica dei maestri Alyosha De Santis e Mirko Lattanzi. Nella 600ª chiesa di Sant'Egidio, tra le opere d'arte restaurate nel tempo con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, il pubblico attento e numeroso ha potuto apprezzare la maestria dei musicisti venuti da Tivoli. Nella chiesa di Santa Maria Regina a Valle Martella, venerdì 25 ottobre, le classi della seconda media della scuola Rita Levi di Montalcini sono state guidate alla scoperta della bellezza spirituale e del valore artistico della chiesa, arricchita da importanti opere di arte sacra. Prima di concludere, informiamo che il Vescovo ha comunicato le date della lezione d'Avvento e di Quaresima
che si terranno nelle 9 vicarie della diocesi. Tutti sono invitati a partecipare a questi momenti di lettura della parola di Dio. Il calendario completo è disponibile sul sito diocesano. Ricordiamo infine la giornata formativa di sabato 9 novembre nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia, guidata dal professor Ezio Aceti. L'adulto oggi, i modelli educativi, il linguaggio per annunciare la fede, sono questi temi che verranno approfonditi nei laboratori della giornata. Per le adesioni, contattare la segreteria dell'ufficio catechistico di Tivoli. Per concludere, diamo uno sguardo agli appuntamenti nell'agenda del Vescovo. Questa settimana, fino all'8 novembre, insieme al clero diocesano, è impegnato negli esercizi spirituali presso il centro di spiritualità Oasi San Gabriele, isola del Gran Sasso. Sabato 9 novembre, alle ore 9.30, presso il santuario di San Vittorino Romano, incontra i consigli pastorali e la consulta delle aggregazioni laicali delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Alle ore 18 dello stesso giorno, presso la cattedrale di Palestrina, celebra la messa per i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i fedeli defunti della diocesi prenestina. Domenica 10 novembre alle ore 11 a Vienne, presso la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, conferisce il sacramento della cresima. Grazie per l'attenzione, anche per questa settimana è tutto. Per restare connessi con aggiornamenti quotidiani, seguiteci sui nostri social.